Piacere di essere qui con te su Astrolove, il mio canale dedicato all'astrologia, all'oroscopo giornaliero e alle discipline olistiche. Oggi giornata di lunedì, giornata della luna, giornata di inconscio, giornata di emozioni, giornata di sensibilità. Ma è una giornata particolarmente importante, come vedremo fra un po', per i segni d'aria. Vediamo cosa hanno a raccontarci gli astri per oggi, lunedì 30 gennaio 2023. Prima di addentrarci in questa sintetica analisi delle posizioni planetarie, ti ricordo che sono usciti qui sul mio canale questi 12 video, uno per ogni segno zodiacale, con cui hai modo di gettare uno sguardo su tutto il 2023, con i momenti più particolari di enfasi planetaria più positiva per te, appunto, nel corso dell'anno. E ti ricordo anche che al di là di quella sintetica interpretazione generalista che diamo appunto in questi oroscopi giornalieri o anche settimanali o anche annuali, hai modo di poter analizzare specifici settori della tua vita, che possono andare dall'amore, il lavoro, gli affetti, la famiglia, i viaggi, il business, la casa e tanti altri ancora, richiedendomi in maniera privata un consulto attraverso la modalità che trovi nel mio astroblog, per poter veramente avere delle risposte mirate, precise, specifiche per te, non soltanto tenendo presente la posizione del Sole nel tuo tema natale, ma di tutti gli altri 10 pianeti, anzi compreso il Sole ovviamente, e i relativi aspetti, come si suol dire tecnicamente, che fanno. Ma entriamo nel vivo, giornata particolarmente importante, abbiamo detto, per i segni d'aria, quindi giornata sicuramente positiva per i nati la prima decade del segno dei Gemelli, con questa luna che rende più che mai briosi i tuoi modi, questa attitudine al senso positivo, curiosità di allargare le tue già ampie prospettive con ancora maggior enfasi rispetto al consueto. È una giornata particolare comunque anche per i nati la seconda decade, sia del segno dell'Acquario che dei Gemelli, ma anche della Bilancia, considerata anche la contemporanea presenza sia del Sole che di Marte. Quindi un'attitudine a darsi da fare, essere attivamente proattivi verso quegli ambiti sociali, ambiti di socializzazione, nel allargare le proprie prospettive, di trasmetterle e condividere con gli altri. Quindi una giornata importante, ripeto, prima e seconda decade, con questa luna e anche questa presenza importante sia del Sole che di che di Marte, che ti consentono appunto di essere più che mai proattivo e proattiva, specie appunto come Gemelli Acquario, ma anche come segno della Bilancia, con questa capacità veramente di porre dei punti di allargamento, per così dire, delle prospettive che riescono veramente a essere facilmente condivisibili con le persone che sono parte del tuo entourage, sia nel privato che in ambito professionale. Contemporaneamente però c'è anche un'energia un po' più stringente, potremmo dire, in un certo qual modo, quindi un'energia che porta a essere maggiormente pragmatici, maggiormente orientati verso certi obiettivi ben precisi. Parlo di questa presenza di Mercurio, si fa sentire per i nati la seconda decade in senso positivo del Capricorno, e analogamente anche per i nati la seconda decade del segno della Vergine e tutto sommato anche del segno del Toro. Un Mercurio tutto sommato uraniano, un'energia pragmatica, lineare, che però potrebbe giungere a certi obiettivi in maniera diversa, impensata, inaspettata, improvvisa. Quindi un Mercurio particolare che, pur nel suo pragmatismo, pur nella sua anche gradualità e lentezza, può così con un colpo di coda improvviso raggiungere degli obiettivi così stupendo un po' tutti. Viceversa, tutte queste energie planetarie di cui abbiamo parlato, in particolare la luna di oggi, potrebbe risultare così un po' alterante per quanto riguarda l'umore del Sagittario, dei Pesci e della Vergine, momenti un po' così di non perfetto centramento per quanto riguarda un po' l'emotività. E analogamente anche questa presenza sia di Marte che appunto del Sole, che si fanno sentire per i nati la seconda decade rispettivamente del Toro, del Leone, dello Scorpione, con questo ancora non perfetto centramento, leggero ribasso per quanto riguarda il proprio tenore generale. E per quanto riguarda questa presenza marziana, che appunto va in sinergia quest'oggi, come detto, con il Sole, potrebbe farsi sentire appunto in senso un po' disturbativo, ripeto, un po' per i nati della seconda decade del segno del Sagittario, dei Pesci e della Vergine, quindi con la necessità in un certo qual modo di essere maggiormente diretti, maggiormente essenziali e non così dispersivi in un certo qual modo nel direzionare le proprie energie. Nulla di particolarmente importante, rilevante, però è la necessità di così evitare di allargare troppo
i propri interessi, onde evitare così di finire in troppe direzioni diverse, non necessariamente compatibili l'una con l'altra. Sempre positiva la presenza di Venere, per i nati la prima decada del segno di Pesci, nel cui segno si trova, così come del segno del Cancro e dello Scorpione, con buona armonia e serenità in ambito di vita sentimentale, un po' disturbante, soprattutto viceversa, per i nati la prima decada del segno della Vergine, dei Gemelli e del Sagittario. Queste in estrema sintesi le posizioni planetarie così di oggi, con un'evoluzione gradale rispetto alla settimana e al giorno immediatamente precedenti, ma entriamo nel vivo, vediamo segno per segno cosa hanno a raccontarci gli astri un po' per tutti quest'oggi. Iniziamo da te, grintoso Ariete, giornata decisamente molto positiva, non soltanto grazie alla presenza di Giove, che si fa sentire particolarmente se appartiene alla prima decade, quindi in grado di enfatizzare quella tua carica, quella tua incisività, quel tuo senso di coraggio innati, ma anche grazie tutto sommato a questa presenza della Luna, che si fa sentire in senso positivo se appartiene alla prima decade, quindi questo brio comunicativo, questo allargamento delle tue prospettive, questa capacità veramente di metterti in gioco in un senso quanto mai positivo. Contemporaneamente puoi anche godere di questa presenza importante del Sole e del governo di Marte, tuo pianeta importante, se appartiene alla seconda decade, che ti consentono più che mai di allargare le tue prospettive, di essere proattivo in quegli ambiti sociali, in ambiti di amicizia, che ti vedono in un certo qual modo protagonista e come riferimento per le persone che ti sono vicine. Nell'ambito di vita più intima e privata e personale è sempre importante questa presenza di Venere, se appartiene alla prima decade, che ti consente in un certo qual modo, in un senso positivo, di dare così un colpo di spugna anche in quei momenti di tensione, di possibile incomprensione con chi ti è vicino, con questo senso di coltre morbida, condiscendente, placida e di intima e facile comprensione. Per te, costante, coerente Toro, giornata tutto sommato positiva, evoluzione astrale in atto, che si rivelano comunque enfatizzanti certi tuoi lati caratteriali più positivi, con un allontanamento di quei momenti così più spigolosi che possono aver contraddistinto gli ultimi giorni. In particolare la Luna di oggi si fa sentire in senso positivo se appartiene alla prima decade, con questa capacità da parte tua veramente di armonizzarti con un senso di scioltezza, un senso di brio, un senso di anche distacco in un certo qual modo da quelle certezze per te importanti, dando spazio anche a situazioni giusto per il gusto di farle. Positiva anche la presenza di Venere, sempre se appartiene alla prima decade, che invece riesce a spostare su un piano più profondo, più sentito, più emotivo la rapportualità nei confronti di chi ti vuole bene, di chi ti ama, con buona soddisfazione ovviamente sia da parte tua che di chi ti è vicino e tiene a te. Per quanto riguarda la forma generale, da questa settimana buona ripresa dopo la settimana scorsa appunto per i nati la prima decade, mentre questo sole non troppo propizio potrebbe ancora farsi sentire per i nati la seconda decade, con questo senso magari di non perfetto centramento e un tenore energetico leggermente in calo. Decisamente migliore la tua concentrazione se appartieni sempre alla seconda decade, con un Mercurio che ti dà la carica e la concentrazione giusta. Continuiamo con te, frizzante, intelligente Gemelli, giornata decisamente briosa, frizzante, nonostante qualche nuvoletta all'orizzonte, ma grazie alla Luna di oggi, specie se appartiene alla prima decade, tutto sembra molto semplice, molto interessante, molto brioso per te, quindi veramente un ottimo umore risulta garantito da questa Luna presente nel tuo segno. Anche la presenza del Sole si fa sentire da questa settimana in senso molto positivo per te, se appartiene alla seconda decade, quindi grande centramento, un tenore energetico veramente molto frizzante, con una capacità da parte tua di essere maggiormente disponibile, maggiormente aperto e aperta nei confronti delle persone amiche, delle persone con cui socializzi, che riescono a essere più che mai al centro della tua attenzione, tanto più se sono motivo di stimolo verso contesti che magari ancora non conosci, che possono essere molto interessanti per te. Contemporaneamente c'è ancora più questa importante presenza di Marte, stabilmente presente nel tuo segno, che appunto ancora più stimola questo tuo interesse, questa tua
attitudine a direzionare l'energia, a scegliere direzioni diversificate che risultano più che mai stimolanti per te. Soltanto a livello di vita più intima e personale, questa presenza di Venere potrebbe risultare ancora un po' disturbativa, un po' nebulizzante per i nati la prima decade. Per te sensibile ed emotivo Cancro, ancora una settimana, decisamente una giornata decisamente interessante, quindi energie in campo che riescono a stimolarti a essere maggiormente anche aperta rispetto al consueto, una presenza della Luna che si fa sentire soprattutto se appartiene alla prima decade e che riesce a sciogliere certe tue perplessità, certe tue modalità magari un po' restie, lasciarti andare a essere magari meno così riservata rispetto al consueto, con questa attitudine appunto di maggior apertura un po' nei confronti di tutti, sia nel privato che nell'ambito più serio professionale, ma è soprattutto nell'ambito più intimo privato che riesci a vivere i momenti più interessanti, più gradevoli, più piacevoli grazie a questa presenza di Venere che riesce a colorare di queste tinte molto pastellose, molto morbide, molto gradevoli i rapporti a cui maggiormente tieni, con chi ti vuole bene, con chi ti ama, all'insegna della intima comprensione, del romanticismo e dell'intesa veramente molto facilitata. Contemporaneamente c'è questa buona ripresa anche per quanto riguarda la tua concentrazione, almeno se appartiene alla prima decade, in questo allontanamento di Mercurio che invece si fa maggiormente sentire con i nati la seconda, con una tendenza magari da parte tua a irrigidirti in certe tue espressività mentali. Andiamo avanti con te, maestoso e carismatico Leone, giornata decisamente interessante, ricca di stimoli che ti vede spiccare ancora più del consueto, un umore al top con questa Luna decisamente favorevole, specie se appartiene alla prima decade, quindi questa capacità di essere brioso e briosa risulta ancora più spiccata rispetto al consueto. Per gli altri della seconda decade ci pensa un Marte favorevole a rafforzare questa tua attitudine, nonostante da questa settimana della presenza del Sole un po' meno favorevole, che potrebbe ancora così smorzare il tuo consueto centramento e indurti a non essere del tutto soddisfatta e soddisfatto dei rapporti sociali, delle relazioni che instauri così più sulla distanza con le persone che ti sono vicine. Decisa ripresa invece per i nati la prima decade per quanto riguarda quel tuo consueto centramento che risulta più che mai importante. Per quanto riguarda la vita più intima e personale, energia in campo che risuonano in maniera un po' particolare per te, un po' diversa, che ti suggeriscono di essere maggiormente presente anche in maniera non così palese, ma così portata più ad andare in profondità nei rapporti, al di là di quello che è una semplice manifestazione esteriore, appunto esteriorizzata. Per te metodica e razionale Vergine, giornata dai connotati un po' delicati, soprattutto per quanto riguarda il tuo umore, e se appartiene alla prima decade potrebbe farsi sentire questa presenza della Luna un po' disturbante, quindi questa sorta di difficoltà da parte tua a mantenere quel consueto centramento, quella sorta di leggero distacco funzionale nell'ambito delle situazioni, le persone che incontri nella giornata. Anche la presenza contemporanea di Venere, sempre se appartiene alla prima decade, potrebbe continuare a risultare un po' disturbante per quanto riguarda queste relazioni maggiormente importanti per te, che risultano non così affini, non così lineari, non così in linea con certe tue aspettative, o se non altro non tutto ti risulta così chiaro, così intelligibile come sei abituato e abituato a vivere normalmente. Decisamente migliore l'approccio da un punto di vista mentale, specie in quegli ambiti più seri, seriosi, professionali, ma anche nel privato, e soprattutto se appartiene alla seconda decade, con questa presenza di Mercurio decisamente favorevole che ti consente veramente di procedere ancora più del consueto con metodo, con pragmatismo, con linearità per raggiungere quelle che sono le tue mete più importanti, appunto in ciascuno di questi ambiti che ti riguardano. Andiamo avanti con te, estetica e creativa Bilancia, giornata decisamente molto stimolante, specie se appartiene alla prima e anche alla seconda decade. La presenza della Luna si fa sentire infatti in senso positivo per i nati la prima decade, con questa enfatizzazione di questo desiderio di apertura, di socializzazione, di scambio di idee che risulta più che mai imprescindibile e accattivante per te e per chi ti è vicino. Decisamente positiva anche la presenza sia di Marte che del Sole, se appartiene alla seconda decade,
decade che anche in questo senso riescono a stimolare quel tuo lato maggiormente sensibile verso le nuove istanze, verso le novità, verso tutto ciò che può arricchirti in un senso lato su un piano più teorico, più astratto rispetto al tuo standard abituale. Quindi un'attitudine molto positiva, un sentirti perfettamente centrato e centrato in ogni situazione, tanto più se sono contesti in grado, ripeto, di allargare i tuoi consueti canoni, le tue consuete prospettive, in un senso positivo, che ti vedono anche attivamente portato e portata verso chi ti vicino con un senso di facilità di coinvolgimento. Quindi una giornata decisamente positiva, soltanto a livello mentale un mercurio ancora un po' disturbante potrebbe farsi sentire per quanto riguarda la tua espressività mentale se appartieni alla seconda decade. Per te strategico e inconscio Scorpione, giornata nell'insieme positiva, energia in campo che tutto sommato potrebbero lasciarti quasi quasi, non dico indifferente, ma sicuramente non così coinvolto e coinvolta come magari lo è chi ti è vicino. Sicuramente positiva la presenza di Venere, se appartiene alla prima decade, che ti consente ancora più del consueto e soprattutto nell'ambito privato, nella vita più intima e personale, di entrare in ottima sintonia con chi ci tiene a te, con chi ti vuole bene, anche con chi ti ama. Quindi una Venere che enfatizza quel tuo lato più profondo, quel tuo lato più empatico, che ha modo di spiccare in maniera quasi funzionale ancora più del consueto. E a proposito di funzionalità, sempre se appartiene alla seconda decade di questa settimana, c'è questa evoluzione planetaria importante di Mercurio che ti consente, soprattutto in quegli ambiti più seri, professionali, ma anche nel privato, di impegnarti con buone soddisfazioni, con una capacità di riuscita ancora più marcata rispetto al consueto e con veramente questi intenti che si materializzano grazie al tuo impegno davanti ai tuoi occhi, con buona soddisfazione sia da parte tua che di chi collabora con te, che veramente è ben soddisfatto e soddisfatta di appunto collaborare con un valente appunto collaboratore come tu riesci ad essere. Andiamo avanti con te, ottimista, avventuroso Sagittario, giornata decisamente altalenante ma con buoni input in campo che possono comunque darti una spinta giusta anche in quei momenti non così centrati, non così perfetti quanto ti aspetteresti. Una luna poco favorevole potrebbe appunto alterare sensibilmente il tuo umore se appartiene alla prima decade, alterando appunto soprattutto quel tuo slancio entusiastico che è come se andasse a infrangersi su situazioni che risultano non proprio all'altezza delle tue aspettative. Anche per quanto riguarda la vita più intima e personale, c'è questa presenza di Venere che, almeno se appartiene alla prima decade, potrebbe indurti a non essere così chiaro e chiara, così intelligibile nei confronti delle persone a cui maggiormente tieni, o anche loro potrebbero mandarti dei messaggi che potrebbero, non dico confonderti, ma sicuramente alterare quella che è la tua percezione del rapporto stesso a cui maggiormente tieni. Per quanto riguarda la tua forma generale, ottimale con questa presenza del Sole se appartiene alla seconda decade, e nonostante la presenza un po' disturbante di Marte, sempre se appartiene alla seconda decade, che ti suggerisce di essere maggiormente mirato e mirato nel modo di indirizzare i tuoi intenti e le tue scelte. Per te pragmatico e concreto Capricorno, giornata nell'insieme positiva, energie in campo che possono non del tutto essere affini rispetto alle tue aspettative, ma comunque non per questo negative. C'è comunque energia in campo che ti consente anche di distaccarti da quel solido pragmatismo a livello emotivo che può essere un motivo di stimolo per te. Non per questo ti allontani eccessivamente da quelli che sono i tuoi intenti, soprattutto dal punto di vista mentale, di concentrazione, e soprattutto se appartiene alla seconda decade in senso positivo, grazie alla costante presenza di Mercurio nel tuo segno che enfatizza appunto queste tue prerogative caratteriali di metodo, di strategia, pur di raggiungere un obiettivo nei tempi e nei modi che ti sei prefissato e prefissata sia nel privato che in ambito professionale. Per quanto riguarda la vita più intima e personale, bei momenti se appartiene alla prima decade, questa presenza di Venere si fa sentire in maniera decisamente molto positiva, consentendoti nei confronti di chi ti vuole bene, di chi ti ama, di avere una posizione un po' diversa dal consueto, ma in un senso comunque positivo, con un senso di capacità di comprensione, di entrare in sintonia con una insolita facilità anche per te. Forma generale ottimale se appartiene alla seconda decade, con questo senso di distacco da quella centralità e concretezza che normalmente ritieni imprescindibile.
Proseguiamo con te, frizzante e anticonformista Acquario, giornata decisamente molto interessante, ricca di stimoli, che ti vede veramente al centro di ogni situazione con buona soddisfazione sia da parte tua che di chi ti è vicino. Una luna propizia si fa sentire sicuramente in senso positivo se appartiene alla prima decade, enfatizzando un certo tuo dinamismo, magari su un piano più teorico, con appunto la capacità da parte tua di allargare certe tue prospettive, di essere più che mai socializzativo e socializzativa. Ancor più se appartiene alla seconda decade, grazie a questa contemporanea presenza sia del Sole che di Marte, il Sole è stabilmente presente nel tuo segno, che ti consente di sentirti ben centrato e centrato in ogni situazione, e allo stesso tempo con questa attitudine di apertura verso scelte di tipo innovativo, di tipo stimolante per te, appunto con questa capacità anche di coinvolgere chi ti vicino in questi tuoi intenti. Nell'ambito di vita più intima e personale riesci a essere maggiormente coinvolto e coinvolta rispetto al consueto, con questa presenza di Venere che, se appartiene alla prima decade, riesce a colorare di maggior presenza, maggior intensità, anche maggior romanticismo i rapporti per te più intimi e personali e appunto importanti. Concludiamo con te, fantasioso e profondo Pesci, giornata dei connotati un po' altalenanti, ma comunque con energie in campo che ti consentono di avere una buona base, una sorta di positivo equilibrio per quanto riguarda quelle situazioni soprattutto più importanti per te. Appunto, una luna un po' fastidiosa potrebbe farsi sentire se appartiene alla prima decade con una sensibile alterazione del tuo umore, ma ci pensa comunque questa Venere presente stabilmente nel tuo segno, sempre se appartiene alla prima decade, a riportare un buon equilibrio con questa capacità da parte tua ancora più spiccata del consueto nel instaurare o reinstaurare dei rapporti di profonda intesa, di notevole empatia con chi ti è vicino, con chi ti vuole bene, con chi ti ama, ma anche in quegli ambiti più seri e professionali, con le capacità, specie magari in ambiti educativi o assistenziali, di captare quelle che è l'energia in campo, quelli che sono i bisogni di chi ti è vicino. Anche a livello mentale, contemporaneamente, c'è comunque un'attitudine da parte tua ad essere positivamente distaccato e distaccata, con questo senso di metodo, questo senso anche di pragmatismo per giungere a obiettivi importanti che riescono a essere insolitamente molto concreti, molto solidi, molto concreti per te, e che ti danno il modo appunto di partire da una solida base che può essere di assoluto rilievo per te. Direi che anche per oggi è tutto, ti ringrazio di essere stata e sei stato qui con me sull'Astrolove. Ti invito a iscriverti al canale qualora tu ancora non l'abbia fatto, a mettere un like sotto questo video, a lasciare un commento e anche a sostenere il mio canale per consentirmi di offrirti contenuti sempre più belli e accattivanti. Ti ricordo anche l'uscita di questi 12 video, uno per ciascun segno zodiacale, con appunto una prospettiva per tutto il 2023, i momenti più favorevoli nel corso dell'anno. E se hai desiderio di approfondire alcuni punti fermi del tuo percorso di vita, amore, lavoro, sentimenti amichevoli, famiglia, viaggi, realizzazioni, studi, hai modo, sempre privatamente, secondo le indicazioni riportate nel mio astroblog, di richiedere appunto un consulto personalizzato per approfondire appunto in maniera specifica questi temi ben specifici. Ti ringrazio ancora, ti do appuntamento come di consueto per l'oroscopo giornaliero, sempre qui sul mio canale ogni mattina alle ore 7, e ti auguro che gli astri vegliano sui tuoi passi e ti aiutino a percorrere il tuo cammino in consapevolezza. Ciao!